La battaglia tra liste civiche l'ha vinta Leo Castiglione, fuori tutti i partiti maggiori già al primo turno. Unico caso in Abruzzo, 5.700 ortonesi hanno scelto l'ex assessore preferendolo all'altro civico Giorgio Marcheggiano, staccato di 470 voti. La metà degli elettori però non ha votato, segno della disaffezione alla politica nel comune teatino. Disaffezione a cui fanno riferimento sia il neosindaco che il suo sfidante, entrambi convinti che sia necessario lavorare per riconquistare la fiducia dei cittadini. Questo sarà l'impegno di questa amministrazione. Per 5 anni lavoreremo per recuperare la fiducia di quel 49,4% che oggi, ieri non è andato a votare. Questa purtroppo è frutto della disaffezione verso la politica e credo che i partiti abbiano una grossa responsabilità. Questo sarà il primo compito sia della maggioranza che dell'opposizione. Ricreare un clima di fiducia tra l'amministrazione e la città. Per cui quello penso sia il primo onere sia del futuro sindaco Leo Castiglione che da parte nostra come minoranza in consiglio comunale. Ospedale, deposito del GPL e porto. Queste le prime cose da affrontare, dice il primo cittadino, che assicura che si metterà subito a lavoro per favorire la stagione turistica estiva. Farò tutto quello che posso fare, chiederò la convocazione del comitato ristretto dei sindaci per valutare appunto la chiusura già prevista del pronto soccorso. Dopodiché vedremo per il deposito GPL, studiare bene qual è la situazione attuale e poi prendere tutti i provvedimenti che sono nelle mie competenze. Dal canto suo Marcheggiano si dice pronto a collaborare con l'amministrazione Castiglione su temi condivisi e chiede al neosindaco di raccogliere la proposta che riguarda i comitati di quartiere. Con quello strumento eletto democraticamente dai residenti di ogni area del comune di Ortona noi avevamo immaginato questa possibilità, per cui volendo dare un piccolo consiglio a Leo Castiglione, che sicuramente non ha bisogno dei miei consigli, direi di percorrere questa via. Guardando a lungo termine, l'obiettivo per questa legislatura qual è? Ortona ha due vocazioni, quella turistica e quella agricola. Lavoreremo su questi due settori, oltre al porto logicamente, dove aspettiamo questi famosi fondi del Master Plan, cercando soprattutto che vengano su questo territorio e non prendano altre strade.